It's our duty to support veterans as they transition to their next mission, like Ben, who found his new career at Boeing through the SkillBridge program. We lead and work with some of the most highly motivated and talented people in the country. The SkillBridge kind of helps you translate all that experience. And Corrine, who found her next purpose with The Mission Continues. Once you get out of the military, you don't lose that sense to want to give and to want to make a difference. Learn more about the programs for veterans and their families at boeing.com/veterans. Looking to save big on holiday shopping? Xfinity Mobile has you covered. Learn how you can get a free mobile line for up to 2 years with qualifying Xfinity internet plans. Plus, see how you can also get up to $800 off an eligible 5G phone during our Black Friday sale. Now through December 5th. Go to Xfinity.com/Black Friday Sale, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Xfinity Mobile requires Xfinity Internet. The Sephora Gifts for All event is here, and now's the time to get 20% off gifts for everyone on your list. Now through December 10th, take 20% off your purchase on top brands like Charlotte Tilbury, Maison Margiela, K18, Sol de Janeiro, and more. Cross off your gift list and get 20% off only during the Sephora Gifts for All event. Restrictions apply. Dolore nel flow. Quello di chi racconta ciò che vive. Quello di chi fa musica per scappare da se stesso e da una vita poco clemente. Ma come diceva lui X, più ti tiri indietro e più ti tiri in ballo. Quel dolore che accomuna i nomi dei tanti, troppi, giovani artisti che sono deceduti negli ultimi anni, ad età che non sono umanamente contemplabili. C'è chi inconsciamente desidera morire per essere elevato a leggenda, e poi c'è chi invece muore davvero, lasciando il vuoto attorno a sé. King Von, classe 1994, muore qualche ora fa in un nightclub ad Atlanta a seguito di una sparatoria. Chi è stato, secondo me, relativo, perché le cause non sono nulla più nulla meno che per quelli che si possono definire futili motivi davanti all'importanza della vita. Nato a Chicago, in Illinois, trascorse la maggior parte della sua vita in un orfanotrofio. Lo stesso complesso da cui proviene il rapper e amico d'infanzia Chef Keef. A 13 anni iniziò a compiere le prime azioni legali e all'età di 16 venne arrestato per la prima volta. Questo fu l'inizio di una lunga serie di problemi legali per il rapper. Nel maggio 2019 aveva rilasciato il singolo Crazy Story 2.0 con Lil Durk, raggiungendo la quarta posizione nella classifica Under Hot 100. Il 19 settembre 2019 aveva pubblicato il suo primo album di debutto, composto da 15 tracce, Grandson Volume 1, debuttando in Billboard 200. Il prossimo disco purtroppo sarà postumo, perché questa strage hip hop di giovani personaggi tra vite sregolate, droghe e armi ormai sembra non cessare più. E come gridò Er Satana di Romanzo Criminale poco prima di morire per mano della banda, sto cimitero ha da chiudere. E questa frase fa da eco, perché non è vero che è necessariamente meglio una vita breve ma intensa quando il concetto di intenso si incarna in una sparatoria in un club a soli 26 anni.